Bentornati signore e signori ad un altro gameplay di Final Fantasy V. Ah già, eravamo avvelenati, mi ero completamente dimenticato. Ci eravamo lasciati dopo aver sconfitto Siren, o Sirena come è stato tradotto. Abbiamo aggiornato le nostre classine, per chi non se lo ricordasse. Proseguiamo nella nostra avventura. Praticamente dovevamo andare... Allora, fatemi fare mente locale. Non mi ricordo il nome. Carmen? No. Oddio, i nomi mi sfuggono completamente. Vabbè, vediamo che bei mostrini nuovi ci sono. C'è un mitragliatore, che sarebbe un topo con un guscio spinato, e un rinoceronte toro cinghiale con un sacco di zanne e corna. Va bene. Perché come abbiamo detto le creature fantasy partono comunque da un sostrato culturale che esiste già. Come l'unicorno. O la sirena. Allora, come al solito vi cancello un po' di combattimenti non necessari. Quando vedete quei sussulti in realtà sono mostri cancellati. Non vi voglio assolutamente tediare con troppi combattimenti inutili. Però ogni tanto qualcuno ci può anche stare. Tipo, furto, ok, fallito. Fallisce un sacco di volte il furto, e allora già il ladro lo trovo poco utile. A parte i passaggi, non mi sembra che stia facendo niente di particolare. Se poi non mi ruba neanche una pozione a ogni mostro, onestamente io lo tolgo, signori, perché mi ha rotto le palle. Ah, ecco, fuga. Ah, fuga anche lì... Non so, onestamente... Cioè, già scappiamo abbastanza, quindi... Ma potrebbe essere utile con... No, perché immagino... infatti, potrebbe non funzionare con alcuni mostri. Vedremo. Lei invece bianca. Lui contrattacco. Vabbè, non è che abbiamo tante abilità in più, però... Male non fare, paura non avere. Vediamo un po', com'è che si... Carwen. Mi ricordavo Carmen. Che idiota che sono. Carwen. Siete arrivati dal cimitero, non sarete mica di fantasmi. Ah sì, i soliti dialoghi un po' stupidotteri con gli NPC. Ogni tanto c'è qualcuno che dà preziose informazioni, ogni tanto qualcuno dà oggetti, quindi conviene sempre parlare con tutto e con tutti. Vediamo un po'. Ok, qui niente. Cosa vende, signore? Ma ci sono delle cose che non abbiamo, tipo il mazzuolo, che non mi ricordo assolutamente cosa cura. Allora, l'ago dorato sicuramente un paio. Rimuove lo stato mini. Il mazzuolo? Ma scusate, non è tipo martelletto? A me viene in mente il punteruolo, quello dei vampiri, però il mazzuolo... Non è il martelletto? Boh, devo ammettere che faccio confusione. E perché dovrebbe rimuovere lo status mini? Boh. Ah sì, durante gli allenamenti ci siamo fatti un sacco di coltellini e di birretti di pelle. Siamo andati avanti con quelli. Come degli studenti fuori sede a vendere spicci. Ok, qui mi sembra che non ci sia niente. Proseguiamo. Praticamente... ad un episodio di boss segue poi l'esplorazione. Draghi volante è stata decimata, ok. Quindi è un po' come la danza dei draghi di Martin, George Martin. Qui i draghi sono morto uccisi. Cominciamo sempre dal fondo. Sono pure collegati questi. Bene. Sta musichetta non mi piace. Scudo di bronzo. Costa 290 gold. Elmo di bronzo, giubba di bronzo, corazza di rame. Veste di cotone. La cosa problematica è che spesso le armature e le corazze le trovi in giro. E comprarle non è sempre molto efficiente. Non conoscendo benissimo il drop rate del gioco, boh, per adesso me le prendo.
Però in genere non me ne prendo per tutti i personaggi, ma solo per uno. Così a rotazione cerco di limitare i danni. Allora. Ok, lui c'ha la corazza. Corazza di rame. Veste di cotone. Ok, lui meglio la corazza e lei. Ok, aveva già la corazza di vestito di cotone. Ok, sì, questo abbiamo già letto. I fiori violetti sono velenosi. Interessante. Allora li eviteremo come la peste, signore. Bazar magico. Vediamo cosa ci dà. Fuoco bufera, tuono sonno, ok. Egida, oh, Egida, Egida. È la seconda volta che faccio l'errore. Aspetta, ma non me lo sta dando? Perché non me lo sta dando? Novox. Ok, questo me l'ha dato. Ma perché c'è un problema con i livelli? Perché vedo che i personaggi mi fanno i riottosi. Sì, la sera ce l'abbiamo già. Fuoco ce l'abbiamo già e mi fanno i riottosi. Ma me l'ha già dato, quindi? Mi sono distratto un attimo. Allora. Mago bianco. Forse. Ok, devo mettere il mago bianco per avere la magia? No. Non è quello il problema. Pardon, sto cercando di capire come funziona la cosa. Quindi rimettiamola bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Waltz è a sud di qui, al di là del mare. La usano una macchina per amplificare il potere del cristallo dell'acqua. Dobbiamo fermarli, come facciamo? Non è lontana via mare, ma senza vento. E non abbiamo nemmeno Sildra con noi. Faris, scusami. Ah, già. Nessuna nave, quindi non possiamo andare via mare. Ok, e se non possiamo andare via terra o via mare, ci rimane solo scavare delle buche, buche enormi, e passarci sotto. Quindi dovremo trovare una grande pala. Perché ricordate, non ci vuole una pala grande, ma una grande pala per scavare molto. Vediamo cosa dicono questi qui, questi piccoli hobbit dei capelli blu. Sono carini i capelli blu. Ok, ma. Ah, ecco che cosa c'era. Ferula gelum. No, lei è meglio con la spada. Lei però. Due punti addirittura. Immagino che ci darà forza di ghiaccio. Niente navi, il vento è troppo debole. Sì, lei l'hai già detto. È irraggiungibile ora che non ci sono navi. Bartz, l'hai già detto più volte. Bartz? L'hai già detto 3 volte. Ti prego, smettila. Allora. Dragonina, ma è circondata da dell'erbaccia velenosa. Oh, qui c'è un passaggio. Farei un mare di ghoul se riuscissi. Quindi serve effettivamente il ladro. 1000 ghoul. È stato utile avere il ladro allora. Niente, 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 niente. Ok. È caduto un meteorite vicino a Tycoon. Chissà come mai. Amico mio.
problemi ecologici, che ne so, ecospaziali. Guarda, dietro di te un drago a tre teste, ic. Come una sola parola può cambiare significato. Melodia un po' così. Che tipo di drago? Era addomesticato? Indossava una specie di armatura. Ah, canon quindi. Il drago armatura. No, il drago armato. Esce la dragonina, l'unica sostanza in grado di curare le ferite di un drago volante. Quindi vuol dire che io è ferito. A Sherlock Holmes. Un drago volante, eh? Visto che non possiamo viaggiare via mare e via terra, potremmo raggiungere Wolf con Iriu, esattamente. Forza, andiamo verso il Monte Nord. Ok. Signori, non serviva comunque farmi ripetere la frase di Barz 5 o 6 volte ogni dialogo. Ok. Non so se è un bug o cosa, ma non va bene. Va bene. È davvero una scelta pessima. Allora, vediamo cosa c'è qua su. Nukaz. Proprio. Ok, non vedo passaggi, quindi... Mettono intere stanze, ma non c'è niente dentro. È bruttina come cosa. Vabbè, per carità, non bisogna aspettarsi un tesoro da ogni parte, però lo vedo un po' come spreco. Spreco di stanze. Almeno mettimi qualcosa da leggere. Mi piace che le locande qui costano pochissimo. Negli altri giochi pagavi minimo, nelle prime 100 guil, e poi si passava a 200, 300, 500 guil. Qui siamo sui 10. Lo hanno reso più facile o sono io? Va bene, allora eccoci qui dopo un po' di allenamenti. Innanzitutto volevo vedere la mappa, che non ve l'ho fatta vedere quando l'ho presa, ma perché in realtà non mi sembra così utile. È piccola, non si può ingrandire e i punticini non ho ben capito cosa dovrebbero essere, se le città o cosa. Quindi onestamente... Allora, vediamo come siamo messi. Abbiamo anche qui, chiaramente. Un tenore. Vediamo che mostre ci sono. Ah, lumache di pietra e testa di pietra. Testa di pietra mi ricorda molto la stele di Final Fantasy X. Che chiaramente si ispira a queste. Non mi ricordo se c'erano già delle teste di pietra negli scorsi Final Fantasy. Mi sembra di no. Non vorrei dire una cazzata. Allora, vediamo la magia. Non ha colpito? Sono immuni alla magia e sono belli resistenti. Flash. Ok, fortuna che ha PM insufficienti. Non voglio sapere cosa fa. Certo che con 4 mostri solo un punto abilità, che palle. Colle di Felice. Andiamo per le lunghe qui, eh. Oddio, che carino! Il micio volante! Oh mio Dio! Devo farlo vedere alla mia ragazza, è stupendo! È stupendo. Si chiama Gael Gatto. È una meraviglia. Mi ricordo una carta di Magic. Povero. Volevo, scusami. Yeah. Allora. Ah, vedi che Egida comunque ce l'abbiamo.
Quindi l'avevo comprata, sono io che sono scemo. Scrignetto, ago dorato, vabbè. Non si butta via niente. Di qua si procede, ok, quindi cosa c'è qui? Niente, ok. Niente, perdita di tempo. Mamma mia, quanti mostri, signori! Ugaligatto, vabbè, dai. Va bene così. Quanti mostri! Allora. Scendiamo un pochetto. Controlliamo un attimo le magiozze. Curiamo un po'. Il Gide si potrà sparare su tutti. Non lo so. Questi è meglio non toccarli perché ci hanno detto che sono velenosi. Ok, non c'è niente lì. Proseguiamo. Ok, non voglio rimanere avvelenato. Salvataggio, questo vuol dire che più avanti c'è un boss. Come il gioco comunica il suo seguito. Ho anche salvato per sicurezza. Chi è? Cos'è? L'elmo di papà. Zacte, mi piace, hanno ammazzato... È stata colpita da una freccia avvelenata. Lenna. Chi è? Magissa. Sembra che abbia preso qualcosa di più prezioso. Perché dalla caccia a un drago volante? Per denaro, che domande. In effetti. Quello che ha catturato niente meno che la principessa di Tycoon. Lasciala andare, brutta manigolda. Ok, addio Faris. Ops, deve essere scivolato. Cosa? Bellissima animazione. Ma cosa fa? Cioè, ha lanciato una corda, ha fissato i pali e l'altra l'ha lasciata fare. Vabbè. E va bene, devo darvi una bella lezione. Allora, Magissa... Ho letto nella guida che bisogna sconfiggerla velocemente, perché potrebbe arrivare il marito. Ma noi ce la prendiamo comunque con calma, perché nei limiti del possibile vorrei farvi vedere tutto. 144. 23, 96. Ok, c'è una grande disparità. Non c'è un cazzo da rubare, che palle. Non c'hanno mai niente, ma neanche i boss. Ah, giusto, aereo e la magia blu che dovremmo ottenere da questo scontro. 96, ok, conviene ghiaccio. Vediamo di proteggerci un po'. Ok, ci fa l'effetto luminescente come in The Witcher. 80, meglio che niente. Amore, c'è del lavoro per te. Porca puttana, ma è il titano corazzato. È letteralmente il titano corazzato. Cosa sono quelle palline? Ma sono degli elfi? Non ho capito che disegno è. È un coso naturale? È un titano di roccia e piante? No, non si capisce bene. Tanto si chiama Forza. Chiama Forza. Dall'inglese boh, l'avevano tradotto con Strength, Force. Non lo so. Forza. In Final Fantasy VIII sono le Guardian Force. Magari boh, anticamente si chiamavano così, non lo so. Comunque, non ci sta facendo quasi niente, per fortuna.
Ma ciccio. Ah, ok, 99. Sti cazzi. Manco lui niente da rubare. Allora, curiamoci un pochino. Che 99 sono tosti comunque. Ah, abbiamo visto finalmente uno scudo. Nero. Infuso di forza e frusta, ottimo. Non so cosa sia infuso di forza, cioè abbiamo succhiato proprio il midollo spinale come i giganti. Abbiamo il siero del titano corazzato adesso. Ottima cosa. Ah, ma vedi che abbiamo Aero. Ottimo. Lo abbiamo solo su di lei? Perché volevo fare mago blu con l'altra? E lei non ha a prendere, quindi come fa ad avere la cosa? Mi ricordo che serviva a prendere. Lei infatti ce l'ha. Fammi vedere un attimo. Ah, ce l'ha anche lei? Ok, quindi le magie sono condivise. Questa è un'ottima cosa. Non me l'aspettavo. Mi facilita un sacco le cose, per fortuna. Perché altrimenti era come in Tactics che devi farti un mago blu e quello lì ha le sue abilità specifiche. Qui invece il party condivide le magie. Ottima cosa, mi piace tantissimo. Quello che non ha la storia ce l'ha il combat. Scusate se riorganizzo un attimo. Elmo di Mitri. Ok, siamo molto più fighi di prima. Decisamente mi piace come stiamo costruendo il party. Ok, abbiamo salvato perché non si sa mai cosa potrebbe succedere. Oh, Iriu è ferito gravemente. Non temere, penserò io a te. Ah, si sta avvelenando. La dragonina. Si avvelena di nuovo. Ma sono palesemente i fiori di Fish del Cavalieri dello Zodiaco. Le rose velenose. Che mi prenda un colpo, sei fuori di testa, signorina. Eh sì. Che carino. Bella animazione comunque. Per essere da Game Boy Advance è molto carino. Il veleno di Ren è stato rimosso. Vabbè. Dicasi Deus Ex Machina. Però va bene. Ecco, io non amo l'altitudine. Ah 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 ah. Che c'è da ridere? La tua faccia, ragazzo. Ci ha spinto sul drago. Ok, praticamente Barz soffre di vertigini. Pure io lo capisco benissimo. Madonna. È tutto ghiaccio lì. Come mai? Ok. Abbiamo un draghetto, ottima cosa. Praticamente è come avere l'aeronave già in early game, in gioco presto. Ok, possiamo atterrare. Volevo vedere un po' cosa ci aspetta. Allora, fatemi vedere un po'. Un castellino, però non ci voglio ancora andare. Perché ho letto che prima bisogna fare una capatina da un'altra parte. Fatemi arrivare un attimo. No, non è qui. Ragazzo era.
Non era qui. Ah, sì. Era verso di qua. Qui c'è il vecchio meteorite. Ecco qua. Siete tornate. Principessa Lain. Ok, i popolani dicono la stessa identica cosa. Va bene, desidera parlarci. Principessa Lain. Ok, mi sembra che non ci sia niente qui. No, situazione orribile. Via, bimba. Ok, non c'è niente. What? Principessa Lenna, mi perdoni, non volevo farla preoccupare. Le nostre guardie sono state decimate dai mostri, non ce la faremo. E lei? Non posso farci niente. Ok. Capisco. Proteggeremo il regno, lo giuro. Tenete duro nel frattempo. Ehi, perché non passate la notte qui? Va bene, riposiamoci. Per oggi basta, boss. Pensiamo solo a riposarci. Paris? Ah, Lenna, è tardi, dovresti riposare. Anche tu, sorella. È così, non è vero? Sei mia sorella più grande. Che già me ne parli? E poi un bucaniere come me sarebbe una princi... Nope. Cioè, l'ha capito persino sta tipa, ma il tuo ciondolo... L'abbiamo capito tutti, dai. Che succe? Oh cazzo. Che stai combinando? Penso che gli manchi... Ma parla per te, che non hai la memoria. Sei il peggio dei personaggi di Nomura. Ok, quindi ci hanno buttato giù dal letto e basta. Ma era la mattina questa? O stanno facendo qualcosa di losco la notte? No, era solo mattina. Ok. Vabbè. Gran pozione. Devo fare una cosa per la principessa Lenna. Leggo volante del re, salvo, yeah. Allora, esploriamo un po' il castellino. Vediamo cosa ci aspetta. Villetta. Abbiamo trovato una villetta nel cestone. Sarisa. La sorella maggiore, Sarisa, era a bordo di una nave con suo padre quando fu una sorpresa in una tempesta. Ah, chiama Sarisa. Coda di Fenice, Elisir. Ok, non c'è altro. Ok. Pian piano. Niente.
Ok. Cioè non c'è niente in sto castello? C'è proprio un cazzo? È pieno di stanze ma è tutto vuoto. Non c'avete manco un tesoro. Ah, ecco. Ah, ecco. Ok, no. Elisir, etere, coda di fenice e dolce bacio. Oddio, chiamarlo tesoretto è proprio esagerare, eh. Quarto piano. Wow. Ok, no. Ti fa solo uscire per poi rientrare dall'altra parte. Ma che senso ha sta cosa? Vabbè, carino l'edificio e tutto, però vabbè. Ah, questo è il garage. Ci avete le macchine qui? Ok. Ma dove dobbiamo andare, signori? È andata via il cancelliere, bla bla, sì. Ci mancava qualcosa. Ah, ecco. Prima c'era quel cretino. Sì, sì, certo, vi derubiamo adesso. Vi togliamo pure le mutande. Andiamo nel vicoletto. Ah, molto sospetto questo pulsante. Di sicuro tiene alla larga i ladri. Ashura. Shuriken. Oh. Questa verga è stata custodita dalla vostra famiglia per generazioni. Però... Campana maligna. Ah, è una verga? Non è una bastone, è una verga. Ok, no. Il lado evidentemente non la può usare. Lei nemmeno. Lui meno che mai. Lei... Ma che cazzo è la campana maligna? Forse la potremmo usare con i lavori dopo? Credo. Vedo che abbiamo una frusta e non possiamo usarla. Ciondolo. Ok, l'Ashura sicuramente sarà del ninja. Verga carica di... Ah, campana maligna. Ok, sicuramente potremmo usarla più avanti. Va bene, signori. Direi che ci avviciniamo alla conclusione dell'episodio. Abbiamo visto tante cose carine. Magissa, il titano corazzato. Quindi ci sentiamo qui e ci vediamo al prossimo episodio.